Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province, il CNEL. Non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia. Ecco, siamo in diretta e in questo momento c'è il terremoto. State forse notando anche voi che sta tremando il tavolo. Il tuo microfono spento finché tu non impari a fare delle conversioni civili. Bene, e allora ti ringrazio, me lo tolgo. Grazie, io toglielo perché non ci serve. Chiedo scusa a tutte le donne del mondo, no solo degli altri, del mondo sì. Delle den delle don, come on! Auguri francesi! Auguri per i tuoi 40 anni, sinceri dal profondo del cuore. E lui ha iniziato a inveire contro di me, poi a un certo punto urlando dicendo Frocio, Finocchio. Cioè, io sono orgoglioso di esserlo, cioè, se lui è un uomo. Siamo in onda, mi ascoltate? Accidenti, non avrei voluto. Pensavo di farcela come tante altre volte, invece la vita non la decidiamo noi. Volevo salutarvi con questo messaggio, ringraziarvi
e lasciarvi anche così un po' di me. Vuoi chiamarmi? Vuoi chiamarmi? Vuoi sentirmi? Vuoi sentirmi? Se n'è andata la Marchesini per tutta Italia, per noi se n'è andata la Marchesini, ma se n'è andata soprattutto Anna, una compagna di giochi, una sorella, una di famiglia con la quale abbiamo vissuto 12 anni di vita praticamente in comune, per la quale grazie a lei abbiamo creato, credo, delle cose che sono rimaste poi nella memoria degli italiani. Che sognavano una vita che ancora non c'è. Una vita per te e per me. Beh, anche questo Natale ce lo siamo levato dalle palle. Quando il padre Daniele mi chiama, io voglio andare a vedere che cacchio succede, perché se non succede niente mi incazzo, che succede, non lo so, perché dico, e mi hai fatto stare 85, 87, se non fa niente. Sì, ma sei sicuro succederà qualche cosa. Che sognano una vita che ancora non c'è.